No, siamo amici di Eros, abbiamo fatto questo murale, è un'idea di un amico e abbiamo fatto questa cosa. Immediatamente gli ho mandato su WhatsApp e lui è stato subito euforico, anche se poi la prima cosa che ha chiesto, qui c'è da ripulire i palazzi più che un murales, perché Eros è questo, insomma. Sono uno di quelli artefici insieme ad altri amici che gli hanno proposto questo, cioè veramente io sono quello che gli ha proposto questo murales dopo che due amici mi hanno fatto questa proposta a me. Immediatamente gli ho mandato su WhatsApp e lui è stato subito euforico, anche se poi la prima cosa che ha chiesto, qui c'è da ripulire i palazzi più che un murales, perché Eros è questo, insomma, pensa veramente ancora che qui c'è bisogno. Lui una mano in qualunque momento che noi gli chiediamo, ce la dà, insomma. No, siamo amici di Eros, abbiamo fatto questo murale, è un'idea di un amico e abbiamo fatto questa cosa. E ci siamo andati insieme. Andavamo a scuola insieme, siamo di qui, del cortile, insomma. Lo sento in ogni momento perché difficilmente non sta senza di noi, insomma. Gli amici più stretti, lui risponde, fa, ci chiede sempre se abbiamo bisogno di qualcosa, insomma. Questo è sicuro. Perché per il suo lavoro non credo che torna spesso, però lo sentiamo molto. Cioè, sta in contatto insomma con noi. Giocavamo a pallone, facevamo belle cose insieme. E poi L'infanzia più partire bella da del lì. mondo, perché tu immagini qua, in questo cortile ci girano 60-70 ragazzini dalla mattina alla sera, si giocava a tutti i tipi di giochi possibili. Per noi questo era l'Eden. Poi piano piano le strutture cedevano, qui i palazzi sono 42 anni che non gli fanno niente, l'avevamo embellito apposta proprio per questo. Quando gli ho fatto questa proposta di Eros, che lui mi ha detto quella cosa, dice ci sarebbe da pulire i palazzi, facciamo una cosa allora, insieme alla ripulitura che ci facciamo da soli, parte anche il progetto Murales e da questo continueremo a pulirci da soli, perché l'Ader ce l'ha detto, non ci sono soldi, ci danno i permessi e noi ci facciamo tutti da soli. E da questo, dalla spinta di Eros è partito tutto, perché se no non si sarebbe fatto niente. Cioè, noi abbiamo fatto tutta la preparazione, le cose che prepara il murales e poi lui ci ha disegnato sopra e la firma sta proprio lì. Che abbiamo la stessa età, abitava qua, suonava, noi spiavamo le musiche, lui suonava in un garage, io mi ricordo passavamo e ci fermavamo con tutte le amiche a sentire la musica che usciva fuori da ste grate, sottoterra stava che suonava. Come no? E se me lo sogno pure io di notte. Cioè. Dopo 40 anni che canta, no, non ha mai avuto niente a che vedere con niente, insomma, un ragazzo molto pulito. E allora va bene così.